Salve a tutti, ben ritrovati su Let's Play Bioshock. Allora, andiamo avanti. Siamo a Point Prometheus e devo completare la mia trasformazione in Big Daddy. Che succede, Mary? Vedo un po' di coda. Utilizzando del feromone di Big Daddy, appunto. Questa è rotta. Qua ci sparano addosso tra poco, infatti. Ottimo. C'è un'altra lì. Bene. Allora qua la porta è rotta, quindi dovrò sfasciare queste vetrate. Ok. Posso prendere nulla. Pallettoni elettrici. Là già c'è qualcuno. Usiamo la nostra balestra, che ormai dobbiamo essere una delle armi più potenti. Allora, cominciamo con il aggirare questa stazione. Ok. Saliamo su. Dovremmo quasi esserci, perfetto. Allora, esploriamo un po' il livello. Mettiamo l'elettroscarica, va? Mi sento più sicuro. Forse dovrei anche cercare di correre un po' meno. Angelo. Giusto, il cadavere è un angelo, secondo la visione distorta delle sorelline. Questo mi fa pensare che in questo luogo venissero educate, per così dire, le sorelline. Tutte le brave bimbe mietono. Sì. Andiamo a vedere se... Nulla di fatto. Questo Rosy cerca di far uscire delle sorelline, ma... Tutte e tre le sorelline di questo livello sono state liberate. Molto inquietante. Angelo. Disegni di Big Daddy. Ok. Il buco dove nascondersi. Alla faccia questo ricombinante. Pieno di siringhe in ogni punto del corpo. Ok. Qua c'è un Circus Valius. Una telecamera. Proviamo a vedere. Ok, forse non sono stato beccato. Autoaggiriamola.
Che ce l'ha questo? Mica ce l'ha con me. Si è calmato. Ok. Ah, là c'è un tonico. Direi un tonico. Sto per avere una qualche visione. Non succede niente. Forse devo prima prendere... Ok, prendiamo anche il tonico. Nuovo tonico, scassinatore 2. I tuoi nemici stanno cercando di tenerti alla larga da ciò che ti appartiene. Riprendi il possesso delle tue proprietà usando il nuovo scassinatore 2. Axmart ti vuole bene. Lo mettiamo al posto di scassinatore. Non ho capito. Ah, ecco qua. Ok. Usciamo. Avevo mancato il bersaglio prima, eccolo qua la mia, il mio dardo di balestra. Ok. Qua ho controllato tutto, no? Mi manca ancora questo lato. Alcuni dei dialoghi non sono stati doppiati a quanto pare. Questo. Questo invece ti ferisce. Cioè uno, il pulsante. Il pulsante associato al Big Daddy ti dà le patatine. E il pulsante associato a non so che cosa, alla mamma, alla donna, ti dà la scarica elettrica. Una specie di apparecchio per il condizionamento mentale, per l'imprinting di pavloviana memoria. Anche qua si apre. Ok. Beccato in pieno, per fortuna. Ricombinante Houdini, eh. Meglio così, va. Meglio essere riusciti a farlo fuori subito. Oh, qua c'è un altro campione di feromone. Ok, ne manca solo uno. Ma non c'è niente, no, mi pare di no. Vuol dire che dovrò cercarlo di sopra, presumibilmente. Andiamo sempre con calma, eccolo là. Ok. Mamma mia. Ok. Quello. Ora possiedo Rapture. Ora possiedo l'Adam. Pensi che quella tenuta da clown possa lontanamente spaventarmi? Quello lì, se vedete bene, ha il mitragliatore in mano. E quindi mi fa pensare
che sia uno che ci sta cercando di tendere un'imboscata. E infatti, maledetto. Ci sono voluti due colpi, ma forse uno non l'avevo beccato bene, stranamente. Non l'avevo beccato bene in testa. E ovviamente questo, ormai questo campione di feromone non lo posso più. Posso prenderlo, ma non servirà a nulla. Ma qua c'è un nastro. So perché devono essere piccoli, ma perché sono femmine? Non riesco a capirne il motivo, ma so che è così. Fontaine dice che è un bagno in meno da costruire negli orfanotrofi. È sorprendente vedere gli effetti dell'Adam. Le loro cellule vengono sostituite da nuove staminali nell'istante in cui vengono danneggiate. Queste bimbe sono praticamente invulnerabili. Peccato. Non si sia potuto fare lo stesso su un adulto. Ci sarebbe un bel mercato per un uomo impossibile da uccidere. Ok. Allora, adesso... I liberi mercati, la libera volontà e il libero intelletto. Mi ricordo... che... la prossima parte sarà particolarmente difficile. Perché? Devi attirarle fuori dai. Esatto. E poi ti permetteranno di superare la porta. Poiché. Su, avanti, colpisci il condotto con la chiave inglese. Un attimo. Dovremo, per così dire, attirare una delle sorelline che ho precedentemente salvato e difenderla dagli attacchi dei ricombinanti. Quindi, prima di proseguire, stai calma. L'ho mancata in pieno. Piccolina. Adesso no, però. Allora, volevo vedere un attimo le mie armi. Ci serviranno sicuramente i proiettili anti-uomo. Ok, questi vanno benissimo. No, cioè, proprio questi voglio. E i pallettoni. E magari le mine di prossimità. Vediamo un pochino come si è messi qua. Non i razzi, ma le mine. Ok. Atlas è amico del parassita. Non siate amici di Atlas. Cominciamo con recuperare i nostri dardi di balestra, che ci serviranno anche quelli. Ovviamente la difficoltà sta nel fatto che se una delle sorelline morirà, non otterremo il finale in cui salviamo ognuna delle sorelline. Ecco, appunto. Speriamo. È come plasmide, non saprei. Forse i dardi criogenici. Proviamo. Ok, proviamo. Proviamo a vedere
se riesco a non farne morire neanche una. Sbrigati, Mr. Non sarà per nulla facile. Ci sparano addosso. Ok. Sta crollando tutto. Ok, da qua ragazzi incominciano i problemi. Ok. Dove sei tu? Ancora lì? Avanti. Male. Madonna. Alcuni sono veramente esageratamente forti. Allora, devo aggirare qualsiasi macchinario mi trovi davanti. Qualsiasi. Perché può fornirmi un aiuto. Anche queste stazioni possono magari avvelenare i ricombinanti mezzi feriti. E ovviamente, per non parlare poi delle telecamere. Andiamo giù. E mi manca questo. Ok. Ora lei qua si fermerà da questo cadavere. Però forse sta allontanandomi, forse. Sbrigati, Mr. Bolla! Non c'è tempo da perdere! No, non si ferma. Allora devo. Devo fermarmi io e cercare di difenderle. Vediamo se con la... Eccoli lì che cominciano ad arrivare. Perfetto. Bene. Mi piace raccogliere Adam. Carichiamo in questi momenti di pace. Ok. Ha finito bene. Allora andiamo avanti. Allora. Bene, questo lo devo aggirare e tenermelo. Ok. Cavolo, sto facendo qualche... Ecco, ho sbagliato. Forse ancora posso fare qualcosa. Bene. Proprio
per il rotto della cuffia. Ci serviranno tutti gli aiuti possibili in questo pezzo di, del gioco. Si è già messa lì, maledetta. Questa ci serve. Autoaggiriamola. Vediamo un po'. Vediamo un pochino se... Incredibilmente non so come, ma non l'hanno ancora colpita. Ed è una cosa estremamente rara. Ecco qua. Colpita molto poco, incredibilmente. Non rallentare, Mr. P. Gli angeli non aspettano chi va piano. Distruggiamo le torrette. Uff. Ha parecchia energia, per essere a questo punto. Allora, adesso devo cercare di no, non ancora. Qua ci serve la balestra. Uno. Aggiriamo questa in modo tale da cercare di prendere un po' di salute per noi anche. Sono facilissime. Allora, mi serve questa qua. Questa qua. Ok. E poi bisogna salire. E ci siamo. Ecco, ho sbagliato. Male, molto male. La fretta. Pensare che non è che ci sia bisogno di correre in queste situazioni. Allora, con calma, cerchiamo di andare avanti. Non farci prendere dal panico. Devo dire che, nonostante la difficoltà, questa forse è una delle parti migliori del gioco. Curiamoci anche. Fino adesso, ragazzi, siamo comportati abbastanza bene. Ora però viene la parte difficile. Sbrigati, Mr. P. Gli angeli aspettano un bacio. Molto difficile. Punterò alla mitragliatrice in questo pezzo. Ok, devo correre assolutamente. Aggiriamola questa. Questo pezzo devo correre e cercare di lasciare indietro la sorellina. Ok, niente. Avanti. Ok. Lei se ne sta indietro. E io posso... posso andare un po' avanti. Questa la prendiamo. Questa torretta ce la prendiamo immediatamente. Ok. E poi vediamo il da farsi. Siamo messi abbastanza bene, perché la sorellina ha ancora parecchia
salute. Se non faccio qualche stupidaggine, potrei forse riuscire a superare questo pezzo difficile. Ma ci sono anche delle ottime mine. Ok, aggiriamo questa, aggiriamo tutto l'aggirabile. Probabilmente si sentirà la mia voce piena d'ansia nel video, ma ecco. Poi se faccio, se schiaccio così a caso, perché non mi fa più girare, aggirala. Allora, se non schiaccio a caso i tasti, anche, sarebbe anche meglio, ovviamente. Andiamo su di qua. E così. Benissimo. Questa è fatta. Aggiriamo anche questa. Molto bene. Devo andare di qua. Ci siamo. Ovviamente si stanno attivando tutti gli allarmi possibili e immaginabili. Ah, qua mi serve il fucile. Ecco. Calma, calma. Maledetto Big Daddy. Non devo starci vicino perché sennò sono fregato. Vieni qua. L'ho chiamato. Benissimo. Ora. Per le bambine è meglio stare con te. Sì, vediamo. Sole nell'oscurità strisciante. Recuperiamo i nostri pallettoni esplosivi. Ce n'ho pochi. La nostra, molto meglio la nostra mitragliatrice. Aggiriamo questo. Su. Mannaggia. Non trovare i pezzi che servono. Brutta storia. Andiamo su di qua. Così. E questo qua. Perfetto. Curiamoci. Ora dovrò fare molta, molta, molta attenzione. Voglio... Ho pochissime, ho solo due mine. Ne metterò una qua. E una qua, sperando che possano bastare. Questo pezzo qua, ragazzi, è molto molto difficile. Ok. Molto molto difficile. Un dardo intrappolante, va bene, lo metteremo qua. Non c'è tempo da perdere. Lo metterò qua.
perché lei ovviamente adesso deve recuperare. Forse l'infuria potrebbe servirmi qua. Ok. Togliti di mezzo. Ah, me la seccano, me la seccano. Presto, Mr. B. Vedo gli angeli. È veramente con pochissima vita. Corri ragazzina, corri. Sbrigati, Mr. B. Gli angeli aspettano un bacio. Che adesso deve andare così piano. Sbrigati, Mr. Bolla. Non c'è tempo da perdere. Non dirlo a me. Io mi auguro, ragazzi, sbrigati, mi auguro che non ci siano altre sorprese. Andiamo di qua. Tanto non posso prendere niente. Ok. Sbrigati, Mr. Bolla. Non c'è tempo da perdere. Ma ho paura che non sarà finita. Presto, Mr. B. Vedo gli angeli che ballano nel cielo. Temo proprio che non sia finita. E infatti non è finito. E invece forse, ragazzi, ce l'ho fatta. Questa, ragazzi, è la classica stanza pre-boss finale. Sono riuscito a non far ammazzare la sorellina. Là, dovrai usare l'ago delle sorelline per sbloccare, esatto, Fontaine dall'Adam. È l'unico modo per sconfiggerlo. Ok. Siamo molto vicini al finale, ragazzi. Da qui non potrai fare marcia indietro. Fai in modo di essere pronto ad affrontarlo prima. Guardate qua. Quante munizioni ci danno. Praticamente siamo carichi. Ok, ragazzi, è giunto il momento di fermarsi. Siamo nella stanza che precede lo scontro finale del gioco. E qui ci salutiamo per il momento. Probabilmente il prossimo video sarà l'ultimo della serie riguardante BioShock. E quindi alla prossima. Ciao a tutti, ciao, ciao.